Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una MUA e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Oggi ragazzi vedremo insieme quelli che sono stati i prodotti che ho acquistato più recentemente che vi ho mostrato. Ho girato anche un reel che potete trovare sempre qua sul canale. In pratica un video aggiornamenti praticamente in full face. Devo prepararmi perché ho un appuntamento più tardi. Vedrete quella che è praticamente diventata la mia base del periodo, base da battagliissima. Praticamente sono super orgogliosa di questi prodotti che sto utilizzando e nel mentre potremmo parlarne anche un po' insieme. È un misto di prodotti low cost, high end, la maggior parte forse sono prodotti high end, qualcosa lo conoscete già e qualche altro prodotto invece fa parte del mio kit e che sto utilizzando anche per me ultimamente. Parto senza indossare il primer perché voglio che voi vediate questi prodotti realmente e la prima cosa che vado a fare oggi è andare a creare la color correction appunto per la zona, questa qua delle mie occhiaie. Mi sono schiarita moltissimo, sto cercando di prendere un pochino più di sole e vado ad utilizzare questa palettina che possiedo all'interno del mio kit makeup. Questi sono dei correttori di MAC, nello specifico trovate anche la palette nella shade più scura per dark skin e comunque deep skin. E in questo caso abbiamo anche, vabbè, i correttori e color correction, sia in questa tonalità giallina sia in questo rosa più pescato. Vado a metterne veramente pochissimo appunto nella zona in cui la mia occhiaia è più evidente. La particolarità di questi correttori è che sono correttori in formulazione cremosa, per lo più sono correttori adatti ad essere utilizzati nelle zone del viso. Come vedete, io ultimamente ho qualche problemino con le imperfezioni della pelle, sto mangiando abbastanza bene, a parte qualche schifezzina ogni tanto, ma quelle non ce le leva nessuno. Se non mangiamo delle schifezzine nella vita, vi prego. E come vedete, andando a mettere il rosa, va a illuminarsi tantissimo la zona dell'occhiaia, allo stesso tempo va a creare una ottima correzione cromatica e ne basta veramente poco. Questi sono degli ottimi correttori. Io mi trovo benissimo ad utilizzare questo tipo di correttore quando devo andare a correggere delle discromie o dei rossori sul viso, perché appunto la pasta di questi correttori, oltre ad essere estremamente coprente, non è assolutamente un full coverage, ma comunque il suo lavoro lo fa benissimo. I correttori in crema di questa tipologia oppure i correttori in pot di NARS famosissimi, questa tipologia di correttore si assomiglia moltissimo, sono veramente molto adatti per essere lavorati appunto sul viso perché creano proprio una specie di patina, vanno proprio a ricreare un pochettino la texture della pelle. Per me di questo tipo, andando ad utilizzare magari dei correttori liquidi molto leggeri, tendono ad assorbire quella che è l'idratazione appunto del prodotto e vanno a segnarsi ancora di più, mentre tipologie di correttori cremosi come questo vanno a lavorare benissimo. Come vedete, non è assolutamente pesante la texture, anzi oltretutto è molto luminosa. Vi consiglio magari di andarli a lavorare un pochettino col calore della pelle. Se non siete propriamente pratici ad utilizzare questo prodotto, potete andarli a scaldare tranquillamente sul dorso della mano e poi andarli a picchiettare con le dita o con un pennello. Oggi vi mostro proprio quella che è la mia base quotidiana che sto facendo tutti i giorni e vado a prendere il correttore HD di Makeup Forever, abbreviato MUFE, e dice di essere un correttore idratante e blurrante, quindi va anche a minimizzare quelle che sono le microlinee di espressione o comunque la secchezza della pelle. Questo me l'ha consigliato un commesso quando sono andata a fare shopping da Sephora. Può sembrare estremamente chiaro, ma fidatevi che quasi tutti i prodotti per la base, correttori, fondotinta, eccetera, tendono ad ossidarsi. È il mio correttore personale e vado a concentrare la parte di correttore qui e qui dove ho proprio, è una mia conformazione dell'occhio un po' più scuro, come vedete, è una zona d'ombra abbastanza critica per la mia occhiaia. Dopodiché vado a picchiettarlo con il dito in modo da lavorare estremamente bene il prodotto e non so se riuscite a percepire che si sta un pochettino già ossidando.
E la caratteristica principale di questo prodotto è che non è un correttore che promette un'estrema coprenza, ma dice di essere un correttore estremamente naturale, che era quello che io cercavo, e idrata veramente benissimo la zona del mio contorno occhi. Non è un prodotto full coverage, se è quello che state cercando, ma io mi trovo veramente molto bene a fare sempre la correzione cromatica prima e dopo andare ad utilizzare questo prodotto. Ha comunque un finish estremamente naturale, fresco, come vedete, la zona è molto luminosa, molto idratata. Non sarò magari riuscita a coprire del tutto la mia occhiaia, ma non è quello che cerco in questo periodo. Voglio solamente rendere lo sguardo più fresco e più armonioso. Subito dopo essere andata con il correttore a coprire l'occhiaia, vado a prendere lui, che è il mio prodotto preferito. L'avete visto anche nei prodotti preferiti del mese di febbraio. Mi avete fatto anche un sacco di complimenti per la base che indossavo e stavo proprio utilizzando lui. E questo qui è un prodotto che esiste veramente da tantissimi anni, assolutamente low cost. Scusate se è un pochettino sporco, infatti una delle pecche di questo prodotto qua. Parliamo di pregi e di difetti. Uno dei difetti di questo prodotto è che se non sto attenta a pulire bene o rimangono dei residui di prodotto, purtroppo tende a sporcarsi e bisogna andare a pulirlo con un fazzolettino. Il dosatore è con il contagocce tipo siero, quindi voi potete tranquillamente andare a prendere il vostro fondotinta ed usarlo. Io solitamente non cerco una coprenza full coverage perché lui dice di essere un prodotto full coverage, ma diciamo che mira verso un'alta coprenza. Presto io non ricerco una cosa del genere, ma mi piace tantissimo la sua texture perché è veramente ultra leggero come promette. E all'interno contiene anche la B3, ovvero la niacinamide. Conoscete benissimo, se voi seguite questo canale, il mio amore per questo genere di attivo perché va proprio a lavorare su quella che è la produzione di sebo. E cosa non meno importante, questo è un fondotinta specifico per pelli misto grasse. Se avete una pelle secca o una pelle con qualche secchezza, diciamo, prodotti di questo tipo potrebbero andare ad evidenziare la texture della pelle. Dice di essere un fondotinta mattificante, ma vi assicuro che se preparate la pelle adeguatamente con una corretta skincare, io sto utilizzando una crema abbastanza idratante, non sentite poi tutto questo effetto opacizzante sul viso. Vedere come lo sto utilizzando io, una cosa che non mi piace è che mi sono macchiata un sacco di vestiti ultimamente facendo questo trick. Io vi consiglio di andarlo a mettere sulla mano e poi di andare con la beauty sponge. Per chi mi conosce molto bene, io sconsiglio sempre l'utilizzo della Beauty Blender per stendere perché è poco igienico, ma io tendo a cercare di lavarla veramente molto molto spesso. E appunto sa che io apprezzo di più la stesura di fondotinta liquidi con il pennello. Ma purtroppo ho notato che questo fondotinta su di me tende a funzionare e a performare veramente male se utilizzo pennelli piatti a lingua di gatto o i pennelli soliti che mi vedete utilizzare. Con la Beauty Blender devo dire che performa veramente alla grande perché oltre che mangiarsi un pochettino di coprenza, cosa che a me non disturba perché io apprezzo basi estremamente naturali, è come se andato a stendere con la spugnetta perdesse quella coprenza extra per cui è rinomato questo prodotto, ma allo stesso tempo si fondesse veramente molto meglio con quella che è la mia pelle, come se andasse ad attaccarsi molto meglio. Comunque la pelle come rimane fresca, rimane estremamente naturale, adoro veramente tantissimo questo finish e tutto questo glow che vedete, pur utilizzando un fondotinta opacizzante, è dovuto alla corretta skincare e di base, che quindi aiuta tantissimo quando dovete utilizzare magari un prodotto che non funziona al meglio sulla vostra pelle. Mi raccomando, la skincare è sempre fondamentale. Dovete essere altrettanto veloci a stenderlo e distribuirlo perché potrebbe succedere che se lo lasciate per troppo tempo ad asciugare, il prodotto si fissi e che non si sfumi più altrettanto bene e potreste rimanere a macchie. Quindi mi raccomando, tenete bene a mente questi appunti che vi sto dicendo se decidete di utilizzare prodotti di questo tipo. Se io comunque decidessi di provare a coprire questo
crosticine, perché ormai sono dei brufolini che sono diventate crosticine. Come vedete, un pochino di coprenza c'è, ma comunque si percepisce che ci sono delle imperfezioni. Quindi vi consiglio in questi casi di affidarvi magari a prodotti di questo tipo come vi dicevo prima, che riescono proprio ad andare un pochino a camuffare quella che è la textura, un pochino la crosticina dell'imperfezione in questo caso. L'imperfezione comunque ci sarà sempre, a occhio nudo si vedrà comunque che c'è un prodotto che è andato a coprire, si vedrà comunque il bozzetto, la tridimensionalità, il volume di quella che è l'imperfezione, sia che sia un brufolo ormai vecchio come questo, sia che magari sia un brufolo fresco, comunque in periodo di maturazione. Il make-up, ragazzi, come vi dico sempre, non è che fa miracoli, però comunque aiuta anche a sentirci molto meglio con noi stessi. Fatto questo, vado ad utilizzare la cipria di Huda Beauty. Sono caduta anche io nella rete di Huda perché cercavo una cipria nuova da testare. Ho ancora quella di Rimmel, ma volevo proprio testare questa cipria di Huda, che è veramente viralissima da anni, e su consiglio di una commessa da Sephora ho acquistato la tonalità praticamente trasparente, che è Sugar Cookie, mentre io ero intenzionata ad acquistare le ciprie per la varia tonalità di pelle. La commessa mi ha sconsigliato di fare questa cosa perché mi diceva che comunque poi andando, essendo già io molto chiara, era difficile per lei aiutarmi ad individuare la shade corretta, che il bianco per me andasse bene e che comunque passando da una stagione all'altra avrei comunque dovuto aggiustare, poi acquistare varie tonalità, e lei mi ha detto di buttarmi su questa qua. Ho deciso di seguire il suo consiglio e l'ho acquistata. Io come vado ad utilizzare questa cipria? Vado a prendere il powder puff, adesso in questo caso è un po' sporco, non ho fatto in tempo a pulirlo per voi. E vado a prelevare con il puff un pochettino di cipria, sbatto via l'eccesso della cipria e vado a passarla nelle zone di mio interesse in cui io voglio essere piallata e opacizzata. È una cipria che leviga molto bene. Avevo appunto sentito tutti osannare questa cipria per questa sua caratteristica. Una cosa che però non mi aspettavo assolutamente e che vi voglio segnalare è che profumi veramente tanto. Questa cipria ha veramente una profumazione abbastanza intensa, non è una cipria senza odore come magari la cipria, la Pret & Prime di MAC che mi trovo ad utilizzare spesso per lavoro, mentre questa qua è veramente una cipria molto profumata, si avverte veramente subito sin dal primo utilizzo. Un po', ve lo voglio dire, un po' per gusto, quindi snasatela un attimino prima per capire se questo gusto vi può piacere, anche perché dovendo far fuori tutta questa cipria qua è difficile che vi deve piacere appunto la profumazione, anche perché se non vi dovesse piacere fareste fatica ad utilizzarla. Seconda cosa per cui vi segnalo la profumazione è che, come sicuramente saprete, le pelli sensibili o ipersensibili sono molto soggette a irritazione appunto utilizzando questo genere di prodotti molto profumati, sia per il make-up che per le creme. Vi consiglio sempre di utilizzare prodotti senza profumazione se soffrite appunto di questa problematica. Un prodotto che sto alternando ai blush di Elf, come vi avevo detto, ho comprato la seconda tonalità, ma ho un po' cannato, ne ho presa una un po' scura che secondo me andrà bene per l'estate. Oggi invece vi voglio mostrare il famosissimi blush di Kylie. Questo è Baby on the Block Pressed Blush Powder nella tonalità Baby on the Block 335. All'interno c'è anche lo specchio molto comodo se vi dovesse servire per fare dei ritocchi, e questa è la tonalità che vi dico, da fotocamera è veramente difficilissimo riuscire a spiegarvi questo colore rosato con una punta di pesca. Da fotocamera sembra molto pescato, invece dal vivo è più tipo un fiore di ciliegio, quello che vi voglio, non così freddo, è proprio un blush via di mezzo tra caldo e freddo, un pelino più caldo forse che neutro, ed è veramente pigmentato. Vado ad utilizzare questo pennello di Mesauda e vado veramente a piccolissimi tocchi, ragazzi, perché è molto pigmentato, molto stratificabile, è veramente bello modulabile.
Non ha nessun tipo di profumazione, questo invece, questa polvere, e ho sentito veramente anche su questo prodotto menzioni veramente bellissime in fatto di andare a levigare quello che è l'incarnato, e cosa che io vi posso veramente confermare, oltre che dirvi che ha una lungata veramente allucinante. È uno dei blush insieme a quelli liquidi di Elf con la maggior tenuta che io abbia provato finora. Non sono blush economici questi, ma sono veramente tentata di aumentare le colorazioni per inserirlo all'interno del mio kit, sebbene la owner del brand non mi faccia impazzire, ma diamo a Cesare quel che è di Cesare, quindi questi prodotti sono veramente bellissimi. Guardate questo colore, molto naturale comunque, come va a dare vita subito al viso. Comunque questo colore come va a dare vita subito al viso, va a dare subito colore. Io questo prodotto l'avevo scoperto tramite Liquors Beauty, se non lo seguite, un content creator, uomo molto molto bravo. Giravo veramente da tantissimo tempo intorno a questo prodotto, il più delle volte che lo puntavo questo prodotto andava spesso esaurito online. E quindi, sempre quel famoso giorno in cui ero a Milano, sono finita in uno store Douglas e ho deciso di acquistarlo. Guardate comunque come, è bello sfumabile, è bello mattificante anche, perché ha veramente questo finish matte, non ha nessun tipo di perlescenza. Prossimo step che vado a fare è andare a sistemare un pochino le sopracciglia e sto giungendo al termine del mio amato 24 ore brow setter di Benefit. Io l'avevo acquistato nella mini taglia perché è veramente un prodotto costosetto, ma che vi assicuro non butterete via i vostri soldi perché è veramente eccellente nel suo lavoro. Ma voglio andarvi a mostrare quello che è il setting spray di Charlotte Tilbury. Ebbene sì, sono finita anche nella rete Charlotte Tilbury, e questo è l'Air Blush. E questo è l'Air Brush Flawless Filter Setting Spray. Permette di avere 16 ore di durata, può essere utilizzato prima del make-up e alla fine del make-up per andare ad amalgamare bene le polveri. Dice di non creare spessore, di andare a miscelare bene quelle che sono le polveri. È un made in Germania, questo non lo sapevo, e sono 100 ml di prodotto, carissimo. Questo l'ho acquistato principalmente per la stagione spose che mi aspetta prossimamente, perché comunque ci tengo che per quello che spendono le mie clienti, i miei clienti abbiano brand di questo tipo nella preparazione del loro make-up e comunque brand di un certo livello. E ammetto che la vaporizzazione di questa mist è veramente ottima, è veramente leggera, è come se questa nuvoletta vaporosa andasse ad abbracciare quello che è il vostro viso, e come vedete è come se andasse anche a rimpolpare un pochettino e va a ridare questo glow naturale alla pelle. Ritornando un po' alla fase colori, un po' per i video che sto guardando ultimamente, sto guardando moltissimi creator che realizzano appunto questi make-up colorati un po' più particolari. Adoro tantissimo il soft glam nude, ma diciamo che è anche bello ritornare in quella fase del make-up agli albori del make-up 2016-2017, in cui gli influencer di quei tempi della beauty community facevano questi make-up super colorati. E ho deciso anche di rispolverare fuori questa palette di Clio Makeup, che è la Beauty Love. Infatti sto pensando sinceramente di creare una miniserie in cui proviamo vecchie palette insieme e vediamo, le testiamo per quello che sono oggi. Oggi però mi volevo soffermare su quella che è la palette di Clio, uscita ormai già da qualche anno, e mi sembra che al momento sia stata tolta dal mercato, purtroppo. Quindi, se possedete la palette, potete ricreare questo look. È comunque una palette con dei toni che tendono ovviamente al nude. Ha solo questa fascia di colori freddi, perché mi sembra che ai tempi quando era uscita andavano ancora di moda comunque i colori caldi. Ci sono comunque dei twist di colori un po' più pazzi. I miei colori preferiti sono Independent, che è questo lilla grigiastro bellissimo.
questo viola multisfaccettato e poi c'è questo graceful che è veramente super luminoso come punto luce, bellissimo, io lo uso anche sulle spose. Imperfect che è questo color tortora, grigiastro, marroncino, molto elegante e molto bello anche da tutti i giorni. E poi ci sono dei colori un po' più neutri, ma guardate questo grigio, a parte la morbidezza di queste cialde, guardate quanto è scrivente il grigio. Io quando ho visto questo grigio, sono rimasta veramente scioccata. Guardate quanto è più cremoso rispetto al tortora che vi ho mostrato prima. Bellissimo. Vediamo cosa esce oggi. Vado a prendere questo marroncino un po' più freddo e un po' più neutro e vado a metterlo alla fine dell'occhio, cercando di dare un po' di profondità alla piega, e sospetto che Clio abbia rimosso questa palette dal suo e-commerce online. Perché semplicemente dovrà uscire una nuova palette, suppongo. Anche se non so, fatemi sapere se siete d'accordo con me. Ultimamente si è perso veramente tantissimo l'amore verso le palette, anche perché quante palette dobbiamo avere alla fine della fiera per truccarci? Io, ad esempio, ho la mia Natasha Denona amatissima, la Glam Palette, che utilizzo veramente, la mia palette preferita, ancora più dell'Aini da Nude. Dirò una bestemmia, ma questo è quello che io preferisco. E una volta che abbiamo tutti questi colori marroncini, nude, super glam, quante palette dobbiamo comprare ancora? Io preferisco avere palette di questo tipo con qualche twist di colore un po' più particolare e avere le mie palette da tutti i giorni. Questo a livello personale, ovviamente, se siete dei makeup artist, la cosa è ben diversa. Comunque, decido di andare ad utilizzare questo colore che non è assolutamente nella mia palette, cioè Creative, che può sembrare questo violaceo, ma sembra più un viola bronzo marroncino, ma ho voglia di giocare ultimamente, sono un po' stufa di rimanere sempre nella mia palette di colori, ho voglia di variare un pochettino. Tra tutti gli ombretti ha una consistenza un po' strana perché a tutte queste, un pochino sicuramente è la formulazione che ormai questa è una palette che avrà almeno 4 anni, ma che funziona ancora benissimo. E vado a rendere un po' più colorato, un po' più primaverile questo make-up. Un colore molto particolare perché all'interno ha anche delle pagliuzze un po' più argentate. E vado quindi nella parte più laterale del mio occhio e si sfuma veramente benissimo, ragazzi. Questo colore, secondo me, se avete gli occhi un po' verdi o comunque gli hazel eyes, non so se avete presente quegli occhi marroncini con all'interno qualche pagliuzza di verde, colori di questo tipo con all'interno del viola e del rosso vi vanno a far risaltare tantissimo gli occhi. Mentre su tipologie di occhi come il mio, questo non è propriamente il colore che li fa risaltare di più, ma non importa. Un pochino di Brave, che è questo colore super luminoso, è veramente bellissimo questo colore, ragazzi, è questo viola multiriflesso. E vado a sfumarlo insieme a questo viola rosa fragola. E tendo a renderlo un pelino più freddo e un pelino più colorato, un pochettino in panna con la maglietta. E per il colore finale vado assolutamente con le dita e vado a prendere Independent, il colore che vi dicevo prima, che è veramente pazzesco. Guardate che luce che dà questo colore e fa tanto fallout, ne sento tantissimo di colore che cade, ma pazienza, non mi ricordavo che questi colori facessero tutto questo fallout, ma guardate che meraviglia. Sicuramente così non rendono abbastanza, ma bellissimo. Meraviglioso. Matita di Mesauda, questa è nella tonalità Fossil ed è una matita occhi semplicissima e vado semplicemente a fare la bordatura per riprendere un pochino la profondità che ovviamente con i colori brillantinati e luminosi come questo si va a perdere.
Devo dire che grigio e viola insieme non mi dispiace affatto come abbinata colori. Guardate, solo mettendo un pochettino di matita grigia e riandando a creare quella profondità che avevamo negli occhi, come questo make-up si va a bilanciare. Prima lo devo ammettere, non mi ispirava tantissimo quello che stava uscendo, però ho detto continuiamo imperterriti a fare quello che ci piace, vediamo al massimo. Questo video non l'avreste mai visto. Non è che sono una make-up artist e ho la verità in mano, che i make-up artist sbagliano a truccare. È molto molto facile sbagliare l'abbinamento di colori, soprattutto se siete agli inizi come me. E vado a mettere un pochettino di matita anche qua, che va appunto a creare l'effetto felino che a noi piace sempre un sacco. In mascara ho scelto il Ciglia Sensazionali di Maybelline, che si sposa molto bene con questo make-up, o almeno lo spero. Ma sono un po' in fissa con le matite di Neve Cosmetics, che non hanno una durata eccellente, ma veramente hanno dei colori pazzeschi, e sono in fissa con Corona, almeno mi sembra che si chiami così, ed è questa matita pastello bellissima, raga, ed è luce pura, cioè veramente stupenda. A me delle volte piace solo anche andare a utilizzare lei come punto luce e basta. Ma oggi vado a metterla un pochino all'interno dell'occhio, perché secondo me ci sta bene, cioè guardate che luce pazzesca, essendo che oggi abbiamo deciso di fare questo look fairy e glitteroso. Ci sta molto bene. E come prodotto finale, molto molto veloce perché sono veramente in ritardo, vado ad utilizzare il Lip Maximizer di Dior. Come vedete sono praticamente sotto la metà. Sono dei lip gloss molto belli, hanno questa formulazione in gel molto rimpolpante otticamente, hanno un leggero pizzicore mentolato, un pochettino cari per il prezzo che hanno, ma ragazzi è Dior, bellissimo l'applicatore finissimo e piccolo che va ad abbracciare bene ogni forma di labbra, soprattutto se avete labbra sottili. Sono veramente di fretta, la batteria si sta per scaricare. E voilà, questo qui è il mio look terminato un po' primaverile. Abbiamo visto quelli che sono stati dei prodotti acquistati recentemente. Vi ho detto un po' la mia, ma voi qua sotto ditemi la vostra nella sezione commenti. Sono sempre lì contenta di parlare con voi. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Mi aiuterebbe tantissimo a crescere quella che è la ripresa di questo make-up alla luce naturale. E per questo video è tutto. Vi mando un bacione, alla prossima!